Buongiorno, benvenuti alla nuova puntata di Economia Calda. Io sono Dario Colombo, un giornalista, e con me c'è Francesco Maggio, che è un economista. Buongiorno, Francesco. Buongiorno Dario, buongiorno a chi ci sta seguendo. Oggi iniziamo con una citazione a multilivello, una citazione che per i più, per l'immaginario oramai di tutti, è entrata come di Nanni Moretti, no? Le parole sono importanti, ma come parla lei? Citazione da Palombella Rossa. Ma che le parole sono importanti l'ha detto, l'ha scritto in un grande capitolo di un suo grande libro, un insigne linguista che è scomparso da poco, Luca Seriani, che ha rappresentato moltissimo per la lingua italiana. Ed è anche il titolo di un libro che poi vi proporremo come nostra consuetudine alla fine della nostra puntata. Perché vogliamo concentrarci sul fatto che le parole sono importanti e lo vogliamo fare keynesianamente? Lo vogliamo fare perché c'è una parola in particolare che ci sta colpendo e che avrebbe colpito sicuramente anche Keynes. In economia le parole hanno un multilivello di interpretazione, lo sappiamo benissimo, questa non è l'unica, ma questa è fondamentale trattarla adesso ed è la parola merito e il concetto che ne è derivato, ovvero sia la meritocrazia. Parlare di meritocrazia oggi è diventato un argomento oramai quasi scontato. E si è abbandonato tutto il ragionamento che ha portato a parlarne. Invece noi lo vogliamo riportare in vita perché dietro questo, diciamo, questa accettazione della meritocrazia, c'è forse la genesi di qualche problema relazionale che abbiamo oggi a livello economico, a livello sociale. Vero, Francesco? Verissimo, a cominciare dal fatto che le parole sono importanti. Tu hai citato Palombella Rossa, famosa frase, hai citato l'insigne linguista Seriani, mi viene da citare la Treccani che nel 2015 ha fatto partire una campagna intitolata Le parole valgono, proprio perché per la consapevolezza che le parole possono modificare la realtà. E questa non è certamente una consapevolezza dei giorni nostri, ma una consapevolezza di sempre. Cito solo un sofista, un filosofo del 400 avanti Cristo, allievo di Empedocle, si chiamava Gorgia d'Alentini, il quale diceva: la parola può tutto, può spegnere la paura, può dare gioia, può accrescere la compassione, però in virtù di una subdola forza persuasiva può drogare e stregare l'anima. Quindi le parole sono davvero importanti, no? E poiché questo in economia assume ancora più importanza, per una ragione molto semplice, perché l'economia in economia si ha la tendenza a una lettura superficiale di primo acchito delle parole, mentre le parole sono dense, per questo sono importanti, perché si prestano, hanno tante sfaccettature. Di solito in economia ci si sofferma alla chiave di lettura superficiale. L'elenco sarebbe lunghissimo, anche nelle nostre puntate le abbiamo affrontato, per esempio Certo. quando abbiamo parlato del prodotto interno lordo, Esatto. com'è opaca quella definizione, quando abbiamo parlato di sostenibilità. Il lato oscuro della sostenibilità, la È vero. crescita, sono tanti termini che in economia di solito si danno per scontati, diventano dei dogmi, ma nella realtà, se ci vai dentro, scopri che davvero non tutto è oro quel che luccica. E una di queste parole che tutt'altro luccica è proprio meritocrazia. Allora, innanzitutto sgombriamo subito il campo, così poi andiamo avanti nella nostra conversazione. È chiaro che chi merita, chi ha, non ha i mezzi, ma merita, deve andare avanti. Lo dice perfettamente l'articolo 34 della Costituzione. Bisogna rimuovere gli ostacoli che impediscono questo, così come è sacrosanto che, almeno come auspicio, che nei posti di comando ci siano persone che meritano invece che sono lì per altre ragioni. Quindi sgombriamo il campo da quest'idea di merito. La questione diventa molto più invece sottile e complessa nel momento in cui entriamo proprio nel vivo di questa parola. E per entrarci, partiamo dalla genesi, quando compare la parola Ecco, meritocrazia. infatti, quando si comincia a parlare di meritocrazia, siamo più o meno a metà degli anni 50, se non erro. Esattamente, siamo 1958, quando un sociologo, Michael Young si chiama, pubblica un libro che si chiama L'avvento della meritocrazia, The Rise of Meritocracy, no? E
È un romanzo, veramente non è una via di mezzo tra saggio e romanzo, no? Distopico, andava molto di moda, basta pensare a 1984 di George Orwell, che immaginava da lì che nel 1984 ci sarebbe stato questo grande fratello che avrebbe ascoltato tutto. Ecco, nel libro di Young si è calato nella realtà inglese che se da allora la selezione delle classi dirigenti fosse avvenuta esclusivamente su base di merito scolastico a partire dai banchi delle elementari, nel 2034, questa è proprio la data citata nel libro, la società inglese si sarebbe sgretolata, perché ci sarebbe stata un'elite molto ristretta, autoreferenziale, che incapace di comunicare, di immergersi nella realtà che dovrebbe governare. Quindi appunto una visione distopica, negativa. Cosa succede? Succede che da questa accezione negativa dell'espressione meritocrazia, quando a metà degli anni 90 in Inghilterra arriva al potere Tony Blair, la fa diventare il vessillo, la parola simbolo, lo slogan dei New Labour, dei laburisti, per cui la meritocrazia diventa la meta a cui deve tendere la società. Una meritocrazia fondata attraverso una rigorosa selezione di tipo scolastico. Ora, cos'è che succede? Quando Michael Young muore, lui muore nel 2002, qualche mese prima, si rende conto che è stata completamente travisata la sua espressione. Scrive anche un articolo sul Guardian dicendo: guardate che l'accezione che io ho utilizzato è un'accezione negativa. Ma ormai è andata, ormai ha preso piede. E così come ha preso piede in Inghilterra, in Gran Bretagna, comincia a prendere piede un po' ovunque, negli Stati Uniti in particolare, al punto che proprio l'anno scorso esce un libro di Michael Sandel intitolato La tirannia del merito. Ecco allora che ci si comincia a accorgere che una meritocrazia fondata esclusivamente su un certo tipo di selezione alla fine può diventare tirannide. E cerchiamo di capire. Prego, scusami. Esattamente, infatti, ma il fatto che tu abbia citato Tony Blair, no? Questo far diventare la meritocrazia totemica quasi, in un momento storico poi post-acceriano, ma come al solito poi a livello non solo inglese, cioè il progressismo mette in pratica e viceversa, no? Quelle che sono le idee o le riforme dalla parte opposta, no? E c'è un po' questo scambiarsi di ruoli che è più di una democrazia dell'alternanza, però questo farlo diventare totemica poi cosa ha partorito, poi addirittura credo di poter dire che se ne trovino le tracce, no? Una componente della Brexit, no? Che quando già gli inglesi dicono che ora entrerà in Inghilterra solamente chi ci servirà, chi avrà merito, no? Di esserci, ecco, questo se vogliamo è un condensato di quella impostazione, quindi estremamente basata all'utilitarismo, quindi che travisa completamente proprio il significato, come giustamente poi ha detto l'autore, come ha osservato, no? L'autore del libro attraversa completamente il vero significato della parola merito e non voglio saltare alle conclusioni, ma sicuramente Keynes sarebbe inorridito di fronte a un'interpretazione di questo tipo. Non so come la pensi tu. Decisamente sì, e ci arriviamo, perché qui lo dipaniamo questo, proprio per arrivare al punto in cui si scontra una visione keynesiana con una visione neoliberista, perché poi alla fine permettimi di arrivarci attraverso un paio di passaggi, Dario, per questo motivo. Allora, dicevamo, cos'è che a quel punto lì, a questo punto bisogna chiedersi? Quali sono i criteri di valutazione del merito? E qui partiamo proprio dall'idea di Michael Young sui banchi di scuola. Diceva Piero Angela qualche tempo fa, a cosa serve se un ragazzo alle scuole elementari prende 10, 9, se poi non è in grado, poi si interessa completamente al suo compagno di banco che magari ha qualche chilo in più e viene bullizzato dagli altri. E merito quel 10 vale di più di un 7 magari di chi però si prende cura e difende il suo amico di banco. E già questa, capisci come già comincia a far diventare problematico il concetto di merito e di meritocrazia. E questo vale dalle scuole elementari, scuole medie, licei, eccetera, fino ad arrivare al luogo
simbolo quasi di meritocrazia, cioè l'università, i centri di eccellenza, i poli di eccellenza, le selezioni durissime per entrare in determinate università. E devo dire che in proposito è stato veramente fondamentale, chiarissimo, ho veramente onore al coraggio di tre ragazze che lo scorso anno, il 9 luglio del 2021, il giorno in cui prese il diploma di laurea alla Normale di Pisa, qui veramente parliamo delle massime espressioni dell'eccellenza culturale di questo paese, hanno fatto un discorso incredibilmente preciso, secco, contro un certo modo di intendere la meritocrazia. Tre ragazze che mi piace citare ancora una volta, perché comunque quel video ha avuto tantissime visualizzazioni, sono Virginia Magnaghi, Valeria Spacciante e Virginia Grossi. Cosa hanno detto quelle ragazze lì? Hanno detto: ma voi avete fatto un modello meritocratico che prevede una selezione durissima, ma una volta entrati la regola qual è stata? Buttare a mare e buttarci nell'acqua, così si impara più velocemente a nuotare. E quell'idea di imparare a nuotare buttando nell'acqua senza insegnare come si nuota, alla fine ingenera una competizione spaventosa. E le ragazze dicevano: noi se oggi siamo qui a prenderci la laurea è non grazie a quel principio, ma nonostante quel principio, perché ha provocato per anni dei disagi psicologici che non a caso poi ha portato l'università a mettere un presidio permanente di supporto psicologico. E poi questa idea della performance a tutti i costi ha trasformato per esempio i seminari da occasione formativa a occasione performativa, in cui ci sono alcuni che diciamo fanno i fenomeni della situazione, penso che mi consentirai di riassumerla con questa espressione, e altri che magari non osano fare domande perché hanno paura del giudizio altrui. E questo, espressione testuale delle ragazze, è il risultato di un modello neoliberista con cui è stata organizzata l'università, in cui vige, perché il modello neoliberista, che viene da Hobbes, quindi dall'idea di Plauto, homo homini lupus, vita mea mors tua, a quel punto lì è la competizione l'unico valore che fa stare in piedi quelle realtà. Dice: ma che cosa serve un centro di eccellenza che riesce a intercettare tanti finanziamenti se attorno c'è il deserto, e anche noi come centro di eccellenza diventiamo una cattedrale nel deserto? Interrogativi. Oppure ancora: è più importante per voi docenti la didattica che non l'impegno civico? Perché non prendete mai una posizione politica a favore di questo o di quest'altro? Ma se ci viene insegnato il disimpegno civico, poi noi nella realtà che cosa ne faremo di tanta erudizione? Quelli sono stati interrogativi incredibili, sferzanti, che hanno messo a fuoco questa parola, meritocrazia. Cosa significa merito? Su quali basi avviene la selezione? E conta di più, prego. No, esattamente, infatti, conta, cioè, conta anche il termine a cui lo accompagni, perché merito da solo ha poco senso. Certo. Deve essere accompagnato ad altre parole, ad altri concetti, deve essere abbinato per poter, no, esprimere la propria, e questo lo diciamo proprio per convergere sul fronte keynesiano economico della questione, che è riportare il concetto di merito al suo valore vero, vuol dire abbinarlo alla realtà che ha di fronte, e la realtà è fatta degli altri, e quindi merito va abbinato ad altri, quindi all'altruismo, credo di poter interpretare quello che hai detto. Certo, cioè il merito è solo un buon curriculum scolastico, o per esempio la mitezza è un merito? La capacità di saper ricomporre un conflitto è un merito oppure no? Di solito non rientra nel curriculum, però è un merito dal mio punto di vista. Il saper riconoscere i propri errori è un merito oppure no, rispetto magari all'arroganza di un super laureato che mai oserebbe dire di aver sbagliato. Prendere posizione a favore di chi non ha i mezzi per farlo è un merito oppure no? O va contro la logica di alcuni che nei contesti aziendali non fiatano per paura di disturbare il grande capo? Tra l'altro producendo un danno, perché non dicendo la realtà, non
presentando la realtà a chi deve prendere decisioni, alla fine lo porta in un vicolo cieco. C'è un caso emblematico, proprio una case history, la Nokia, no? Dove tutti non dicevano al capo che stavano arrivando gli smartphone, e la Nokia, che fino ad allora era stata leader di mercato con il GSM, è arrivata in ritardo e quindi ha perso il treno. Perché? Perché erano tutti lì terrorizzati dal fatto che non bisogna contraddire i capi, perché magari nell'università gli era stato insegnato di star zitti, perché solo così tu riesci a far carriera. Possiamo quindi dire che un sistema economico che si basa solo su una concezione di merito totemica, fammi dire, non regge, non sta in piedi, si sgretola da solo. E fammi fare un paragone, perché merito fa pensare subito all'eccellenza, no? Noi di eccellenze siamo oramai pieni, anche perché, lo dico con senso autocritico, perché il mondo del giornalismo spesse volte, oramai da molti anni, anzi, che spesse volte va comodamente per raccontare le cose, per raccontare uno scenario, per raccontare un'ambientazione, va corre a raccontare l'eccellenza, no? Come se fosse, come è in realtà, cioè l'eccellenza sono, per carità, esistono, ma come se fosse la rappresentazione intera di un mondo, no? L'eccellenza è l'eccellenza ed esiste perché sotto ha un substrato di normalità. Quindi in realtà il giornalismo dovrebbe raccontare, dovrebbe sì puntare il dito sull'eccellenza, ma dovrebbe raccontare la normalità, la realtà, no? Economica keynesiana che noi andiamo diffondendo. E quindi questo parallelo è sul campo, cioè il sistema, il merito senza chi normalmente è espressione delle proprie capacità non consente di reggere un sistema. Guarda, ti dirò anche di più, cioè dietro questa esaltazione della meritocrazia secondo pochi parametri, pochi criteri, di fatto si legittima la disuguaglianza, perché se tu sei lì e quindi si considera che in virtù dei tuoi meriti è giusto che tu occupi quella posizione, specularmente chi non occupa quella posizione demerita, e quindi si giustifica il fatto che stia in coda. E quindi ecco la cosa subdola di questa espressione, quando la si compara esclusivamente a pochi parametri, a competenze cognitive, quando le competenze non cognitive sono altrettanto importanti: l'amicalità, la coscienziosità, il senso del limite, l'empatia, sono tutte competenze non cognitive, ma fondamentali per creare un ambiente economico favorevole, solo che non vengono prese in considerazione. Quando io sento dire, a volte purtroppo anche da personaggi, perché qui il discorso diventerebbe enorme, ma non è solamente in economia che queste parole vengono implementate tout court, ma spesso anche in politica non si approfondisce, per cui si sentono dire: bisognerà cooptare i migliori. Ma chi sono i migliori? Cooptare i migliori, cosa vuol dire? Se tu non abbini, e qui vengo proprio a quell'aspetto di colleganza che mettevi tu tra l'eccellenza e chi permette all'eccellenza di essere messa in evidenza, se tu non abbini all'idea di merito anche l'idea di bisogno, non vai da nessuna parte. Perché io posso certamente avere un ristorante 3 stelle, ma cosa, le trattorie non devono esistere più? Io, mi fa piacere che in certi studi professionali entrino tutti laureati con il massimo dei voti, magari anche con dei master, però chi prende qualche voto in meno alla laurea cosa fa? Non deve lavorare, perché non è eccellenza secondo questo parametro. Ecco allora come o tu questa gamba del merito innanzitutto la fai diventare più robusta, perché dentro ci metti anche le competenze non cognitive ma fondamentali. Assieme a questa ci devi mettere anche il bisogno. E qui entra Keynes, e ci siamo arrivati, caro Dario, ci siamo arrivati. Qui entra Keynes, perché Keynes nella sua visione economica cosa dice? Il mercato, e qui in questa idea di meritocrazia, come tu giustamente dicevi, l'utilitarismo è il mercato che fa il suo lavoro. Benissimo, faccia il suo lavoro.
però dice che laddove non arriva il mercato, perché il mercato non arriva dappertutto, altrimenti crea sperequazione, è giusto che entri lo Stato. Oggi, laddove non entra, come dire, il merito, ma c'è il bisogno, è fondamentale che ci sia chi interviene. La differenza da Keynes ad oggi qual è? Che assieme allo Stato, per fortuna, c'è anche una società civile organizzata, più robusta, sussidiaria, capace in tante circostanze di svolgere quelle funzioni che un tempo erano solo di pertinenza dello Stato. Attenzione, l'azione di certe organizzazioni non profit è sempre bene pubblico, però non è statale. Quindi anche qui imparare a disgiungere, esatto, la parola, una cosa è pubblico ma non necessariamente è erogato dallo Stato. Esattamente. Ed ecco che questa sintesi keynesiana è perfetta, perché a tutti quelli che ce l'hanno chiesto, ma perché economia calda, che oltretutto è un termine anche estremamente congiunturalmente, no? Efficace, perché viviamo in una delle estate più calde che l'uomo ricordi, ma perché economia calda? Economia calda vuol dire economia reale, vuol dire stare sul pezzo della realtà e allontanarsi dall'economia degli slogan. Ecco perché abbiamo voluto parlare oggi delle parole che sono importanti, perché gli slogan non fanno, iperusati, no? Da chiunque, non fanno permettimi di dire non fanno usurati. Il bene dell'economia, prego, non sono altro che usurati proprio. E infatti, e invece l'economia calda è quella della realtà con anche le contraddizioni della realtà, perché la realtà è contraddittoria. Però ogni aspetto che si affronta viene riflettuto, lo si osserva, lo si dibatte, lo si valuta e non lo si prende come uno slogan digerito. Mi permetti di essere un po' enfatico, Dario? Credo di esserlo stato già abbastanza anch'io, ma figurati. No, ciascun aspetto lo si guarda negli occhi. Capito? Ecco, non si gira attorno, non ci si arrampica a slogan, a frasi fatte, ma si entra nel merito. E anche entrare nel merito delle origini delle parole aiuta questo. Esattamente. Bene, noi crediamo molto nelle parole e le parole le vogliamo approfondire. Continueremo a farlo, lo faremo anche nelle prossime puntate, per cui vi diamo appuntamento alla prossima, seguiteci sempre. Ogni volta introdurremo sempre un elemento di novità, ma non per un birignao, perché vogliamo per forza stupire, ma perché siamo consapevoli che l'economia è fatta da tutte queste mille sfaccettature umane. Vero? Totalmente d'accordo. Perfetto, allora appuntamento alla prossima puntata. Grazie da parte mia, grazie a voi di averci ascoltato, grazie a Francesco di averci illuminato come al solito con le sue interpretazioni. Grazie. Grazie Dario e grazie a chi ci ha seguito.